Giovanni Memovia, finalmente parliamo del piano di studi per il prossimo semestre con la strategia d'esame precisa, punto per punto, per dare più esami nella prossima sessione. Questo video è dedicato soprattutto a quegli studenti che abbiamo definito di scrivania ordinata in uno dei precedenti video, vattelo a vedere nel link in descrizione, cioè quelli che vogliono tutto organizzato prima dell'inizio della sessione d'esame, cioè raccolgono tutti i materiali, si stabiliscono le loro tabelle e la loro routine giornaliera. A Roma si dice la corsa è l'asino, parto bene all'inizio, tutto positivo, mi ossessiono con le routine, i ritmi del sonno, i ritmi di pausa, le tabelle, che a me ammetto che pure io ero così, mi ossessionavo, no? Tenevo tutto sotto controllo, mi organizzavo prima, decidevo che volevo dare 2-3 esami nella prossima sessione, all'inizio partivo bene, positivo e poi mi scaricavo lungo il percorso. Iniziamo a organizzarla sta sessione, fai quello che puoi con quello che hai. Quanti esami hai deciso di dare? Quali esami sono? Siccome se non sono fondate sulla realtà le tabelle non reggerebbero, puoi scegliere 2-3 esami solo se hai la certezza matematica di riuscire a prepararli tutti e due o tutti e tre entro la prima data disponibile della sessione. Non esiste uno studio prima quello, studio dopo quell'altro, da quali materiali inizio, per quanti giorni faccio comprensione prima di iniziare a memorizzare. Tutto il tempo deve essere usato per studiare dal primo giorno, cioè da oggi. Questo video fa parte di una serie che ti guiderà fino a sostenere gli esami che decideremo insieme, quindi fino alla fine della sessione. Scrivimi qui sotto quali esami hai deciso di sostenere e iscriviti al canale se vuoi vedere tutti i video della sequenza in ordine. Prima abbiamo detto che la nostra scelta ricade su 2-3 esami di questa sessione. In questa strategia tutti e due o tutti e tre gli esami devono essere pronti entro la prima data del primo esame. Cioè, per intenderci, se hai scelto due esami orientativamente, uno deve essere pronto entro il 14 giugno e uno c'ha l'appello il 23, tutti e due dovranno essere pronti entro il 14. Perché facciamo questo piccolo stratagemma? È lo strumento più potente per smettere di procrastinare e anche per avere la sicurezza che i due esami che hai scelto siano fattibili entro la data prestabilita. Cioè, significa che se riesci a prepararli tutti e due, come abbiamo detto, entro il 10-15 giugno, vuol dire che ce la puoi fare a prepararli insieme, altrimenti no. Adesso ascolta bene, dobbiamo educare il nostro cervello a aprire le finestre di apprendimento nei momenti in cui vogliamo noi, in cui ci serve, in cui possiamo studiare. Per fare questo dobbiamo organizzare la nostra giornata in maniera abbastanza flessibile da non essere ingabbiati, ma abbastanza sicura e strutturata da riuscire a fare tutto. Per questo ti suggerisco di usare 3 blocchi. Un blocco per seguire le lezioni che hai deciso di seguire, se ne hai il secondo è per studiare dai materiali che sceglieremo insieme, il terzo è per Active Recall e Spaced Repetition, trovi il link in descrizione per il video completo. Non puoi mai saltare uno dei 3 blocchi, li devi fare tutti i giorni, tutte e tre, però li puoi spostare come ti va. Le lezioni anche registrate sono fondamentali, anche se non sembra, perché useremo un metodo particolare per prendere appunti. Lo studio sui materiali è normale quanto sia importante. Le revisioni attraverso Spaced Repetition e Active Recall sono importantissime, perché il cervello tende ad andare sempre in economia cognitiva e se non gli fai rivedere le cose a distanze prestabilite, lui se le dimentica, le cancella in favore di cose più importanti per la vita quotidiana. In genere questo uso di blocchi di 2-3 ore di attività singole e focalizzate fa risparmiare in media 1-2 ore di studio al giorno, che puoi usare per fare altre cose, per svagarti, per riposarti o per studiare di più. Quello che diciamo adesso è veramente un cambio di prospettiva. Hai paura di perderti qualcosa per strada, di avere vuoti di memoria, di fare una figuraccia all'esame? Hai paura di perdere il controllo sull'esame stesso, sui mega materiali, sui mega programmi? Hai paura di non avere troppo tempo a disposizione? Questo è perché in genere noi scegliamo in teoria 2-3 esami e il nostro cervello ne riceve un messaggio: sono troppi. Ma nessuno dice che devono essere 2, o meglio, nessuno dice che devono essere considerati come 2 esami. E in questa sessione facciamo una cosa nuova, garantito che funziona. Li mischi, non li consideri più come esami diversi. Mischi le materie, mischi gli argomenti, non c'è più distinzione tra un libro e l'altro, una dispensa, un appunto,
tutto mescolato. Anche se fosse un esame scritto o un esame orale, non ci interessa, li studiamo allo stesso modo, perché tanto il cervello registra le cose che studiamo nella stessa maniera. Sarà poi la fase di produzione che sarà differente a seconda se l'esame sarà scritto e sarà orale. Però mentre ci prepariamo tutto è uguale, anche se le materie sono molto differenti tra loro. Insomma, non sta scritto da nessuna parte che due materie diverse si studiano in momenti, in parti della giornata separate. Puoi mischiarle tutte e due in ciascuno dei tre blocchi che abbiamo detto prima. Sicuramente faremo un video dedicato per spiegare bene questo aspetto, quindi scrivimi nei commenti se ti piace l'idea. L'ultima cosa importante che vogliamo dire è che spesso perdiamo un sacco di tempo a fare altre cose rispetto a studiare. Pensa a tutto il tempo che perdiamo nell'organizzazione, nell'andare a lezione che poi non usiamo appieno, nella presa di appunti che poi non studiamo. Quindi mettiamoci anche una regola per gli appunti: quando andiamo a lezione dobbiamo usare quel tempo al massimo. Gli appunti devono essere presi strabene, ti lascio il link in descrizione su come fare, e puoi vederli solo due volte: la prima mentre li scrivi, li elabori appunto a lezione, la seconda appena hai finito di prenderli per studiarli direttamente. Guarda che c'hai un solo colpo in canna, non puoi rivederli più, li devi studiare a perfezione appena hai finito di fare lezione. Questo ti costringe a costruire la conoscenza per livelli successivi e progressivi, come facciamo sempre nel corso Memovia Origin. Guarda, lo so che quello che ti sto proponendo per questa sessione è un cambio di prospettiva radicale, però fidati, perché non è affatto rischioso, e te ne accorgi subito, perché mentre studi per questi esami che abbiamo scelto insieme senti che non perdi mai il controllo sui materiali, sugli argomenti, che ce la fai in tempo e che stai usando tutto il tempo a tua disposizione per studiare al massimo, velocemente, senza le ansie, in maniera semplice, economica dal punto di vista del tempo. Se non usi il tempo come abbiamo detto, potresti ritrovarti sotto pressione a non farcela e a trasformarti nelle due modalità, quella che si chiama patata bollita o l'uovo sodo. La patata bollita dà la colpa a tutto il mondo perché probabilmente ha scelto male gli esami o non sta usando il tempo a sua disposizione e inizia a odiare l'università, il professore, il libro, l'esame, se stesso, odia tutto, se lamenta e c'è anche una forte rabbia ovviamente perché non ce la fa. Quello che invece chiamo l'uovo sodo è quello che si indurisce: io ce la farò, ce la devo fare, non mollo, sono più forte io. Cioè scontrarsi con limiti interiori e esteriori ovviamente lungo periodo non reggi. Tra l'altro la patata bollita e l'uovo sodo si alternano come modalità perché uno di fronte alle grandi difficoltà di solito si rammollisce, si lascia un po' andare, poi c'ha una botta di senso di colpa, ricomincia a studiare, si rimette sotto, si scontra con i limiti, si rammollisce, smette di studiare e così via, un gatto che si morde la coda per tutta l'università. Ma noi ci stiamo mettendo al sicuro da questa possibilità, abbiamo stabilito quattro regole, le riassumiamo brevemente. Tutti gli esami che scegli, che scrivi qui sotto, devono essere pronti entro la data del primo appello del primo esame. La giornata è divisa in tre blocchi intercambiabili: una per seguire le lezioni, uno per studiare sui nuovi materiali, i nuovi argomenti, e uno per ripassare quello che hai studiato nei giorni precedenti. 3. Tutti gli esami di tutte le materie vanno mischiati e studiati come se fosse uno solo. 4. Tutto il tempo che hai a disposizione devi usarlo per studiare, e persino quando prendi gli appunti durante le lezioni devi studiare mentre o subito dopo aver preso gli appunti. Ti aspetto qui sul canale per vedere gli altri video che ti guideranno lungo la sessione e alla fine per sapere quanti esami con questa strategia d'esame sei riuscita a sostenere alla fine della sessione. E me lo immagino già che al tuo libretto aggiungerai 1, 2, 3 linee perché avrai sostenuto gli esami anche con ottimi voti. Se ti piace quello che hai imparato metti un like, un cuore, condividi con chi ti pare, scrivimi qui sotto nei commenti quali altri video vuoi per guidarti in questa sessione e li faremo insieme. E soprattutto scrivimi nei commenti cosa ne pensi perché io ti rispondo sempre. Infatti iscriviti al canale, fai clic sulla campanella che questa sessione la facciamo insieme e ricevi le notifiche di tutti i video. E mentre ti iscrivi e mi iscrivi io continuo a studiare e a ricercare per i prossimi video e ci vediamo qui molto presto.